cordiale benvenuti dalla redazione giornalistica di Calabria Reportage. Siderno, i cittadini si interrogano. La ricostruzione del lungomare procede con estrema lentezza e il maltempo è dietro l'angolo. Il grande inverno è ormai alle porte e i lavori di messa in sicurezza del lungomare sono tutt'altro che terminati. I lavori per l'intero lungomare dovevano essere ultimati con i 330.000 euro finanziati dalla provincia e i 200.000 promessi dalla regione già nel mese di agosto. Al comune sarebbe poi toccato l'incombenza di bitumare la strada ricostruita. Siamo ormai a fine ottobre e non è stato fatto neppure un terzo degli interventi. Nessuno riesce a dare delle risposte precise e la politica di fine legislatura ovviamente gioca a scaricabarile. Arriverà la prossima estate e il lungomare sarà ancora nello stato in cui si trova oggi. Sempre che non arrivi qualche altra violenta mareggiata, che spazzi via quanto si sta cercando di mettere in sicurezza e quello di buono non ancora devastato. Reggio Calabria, il premier Renzi chiama Falcomatà. In attesa che il nuovo percorso da sindaco di Reggio parte in maniera operativa, Giuseppe Falcomatà, poche ore dopo aver conosciuto il sapore della vittoria, ha ricevuto la chiamata di Matteo Renzi. Il premier si è complimentato con il giovane eletto che incarna i principi più volte sostenuti dal leader nel nuovo corso del PD. Rosarno, incredibile scoperta dei carabinieri. Più di 1000 piante di marijuana e la serra in una casa diroccata. Coppia di giovani coniugi manette. Il sequestro dopo l'arresto di un minorenne in fuga con una pistola. Due giovani coniugi di Rosarno sono stati arrestati dai carabinieri che hanno scoperto che in uno stabile rustico disabitato e del quale gli stessi avevano piena disponibilità, erano stati installati una serra e un laboratorio per l'essiccazione e il confezionamento di dosi di marijuana. All'arresto dei due coniugi, Antonio Di Bartolo, 26 anni, e Annunziata Longo, 25, incensurati, i militari della tenenza di Rosarno, guidati dal tenente Nobile, che hanno operato col supporto dei colleghi dello squadrone cacciatori di Calabria, sono arrivati sugli sviluppi di un'altra operazione nella quale era finito in manette poche ore prima un 17enne, anch'egli di Rosarno, per la detenzione di un'arma clandestina, una 7,65 con matricola brasa. Alla vista dei carabinieri, il minorenne, dopo aver lanciato tra gli arbusti l'arma, poi ritrovata dagli stessi militari, ha bloccato il motociclo, finendo però sull'asfalto. Mentre il compagno è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le sue tracce, il conducente, uno studente di Rosarno, è stato bloccato ed arrestato. I due coniugi, che rispondono di coltivazione di piante destinate all'estrazione di sostanze stupefacenti, di traffico e spaccio e di altri reati ancora, come quello di furto aggravato ai danni dell'Enel, saranno sottoposti all'interrogatorio di garanzia. Gioia Tauro. Spedizione punitiva a Gioia Tauro. Donna picchiata brutalmente. In carcere Antonino Pesce. Aggredisce e ferisce al capo una donna a Gioia Tauro e scappa. È avvenuto nella tarda mattinata di domenica al quartiere Ranova, ma l'aggressore è stato identificato e localizzato dai carabinieri che lo hanno arrestato a Rosarno ed è finito al carcere di Palmi. È un giovane esponente della famiglia Pesce, Antonino Pesce, 32 anni, figlio di Giuseppe, morto alcuni anni addietro ed indicato dalle forze dell'ordine come un uomo di spicco dell'omonimo clan. La donna, aggredita con il calcio della pistola e con un mattone, è stata trovata in una pozza di sangue e in stato confusionale ed è stata portata in ospedale, dove è ricoverata con una prognosi di 7 giorni per trauma cranico, contusioni multiple e una ferita lacero-contusa al capo. Antonino Pesce risponde di lesioni personali aggravate, minacce gravi, violazioni di domicilio aggravato e porto e detenzione illecita di arma da fuoco. San Ferdinando, si allarga l'emergenza. La tendopoli affidata alla gestione della Caritas. Dopo la rimozione delle baracche fatiscenti sorte attorno all'accampamento di San Ferdinando, che ospitava al momento circa 400 immigrati, continua a pieno ritmo il lavoro fissato in prefettura. Il commissario prefettizio Cosima Di Santi ha già disposto alcune direttive per l'accoglienza degli extracomunitari, che giornalmente aumentano di numero in vista della campagna grumaria. Tra l'altro, si fa sempre più stringente la necessità degli interventi, anche in vista di un probabile peggioramento delle condizioni meteo data l'inclemenza della stagione invernale. Subito dopo aver assunto l'incarico, il commissario aveva emesso un apposito atto di indirizzo ai responsabili degli uffici del comune per l'adozione urgente di una serie di adempimenti. Tra questi, l'affidamento ad un'associazione di volontariato dell'assistenza e di vigilanza della tendopoli. A tale scopo è stata individuata la Caritas della diocesi di Oppido Mamertina Palmi. La Caritas diocesana, diretta dal diacono Alampi, ha già acquisito una grande esperienza di gestione e cura dei rapporti con gli immigrati. Milano. Expo 'Ndrangheta. 13 gli arresti.
Interessi dell''ndrangheta e speculazioni immobiliari subappalti di grandi opere connesse all'Expo 2015. I carabinieri stanno eseguendo 13 arresti e perquisizioni tra Lombardia e Calabria. L'inchiesta è diretta dal procuratore aggiunto Lida Boccassini. Gli arrestati avevano contatti con politici milanesi. Al centro delle indagini dei ROS dei carabinieri, in particolare due gruppi dell''ndrangheta radicati nel Comasco. Lamezia Terme. ASP ha attivato una task force per eventuali casi di Ebola. Riunione con 35 professionisti. Delineare la strategia di intervento iniziale nei confronti di eventuali casi di malattia da virus Ebola. E quanto ha realizzato l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, che prima è unico ente calabrese ad aver attivato la task force per far fronte a eventuali casi di contagio, ha radunato per la seconda volta a Lamezia i professionisti sanitari coinvolti nella task force. La riunione è stata presieduta da Arcangelo Delfino, responsabile dell'unità operativa prevenzione infezioni ospedaliere dell'ASP. La task force, composta da 35 professionisti, in luogo del numero minimo di 17 esperti, nasce dalla necessità di assicurare una forte e attenta presenza da parte delle aziende e della globalità degli operatori dell'ASP nei riguardi dell'Ebola virus. Questa era l'ultima notizia curata da Calabria Reportage. L'informazione torna domani.